E come scritto, colui che ha creato te senza di te non salverà te senza di te. E in senso collettivo significa che tutti dobbiamo lavorare insieme con lui per condurre a termine l'opera della creazione, che è l'opera della salvezza nel presente ordine di cose. Ci sono tanti bei testi che ci esortano alla collaborazione. Voi siete collaboratori di Dio. Noi siamo i collaboratori di Dio. E tante volte il nostro lavoro è paragonato a un campo, è paragonato a una vigna, dove il Signore ci chiama a lavorare. È Lui che lavora in noi, però è Lui che, sfruttando, diciamo, o avvalendosi del nostro lavoro, fa crescere e produce i frutti. Diceva Paolo: io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma Dio ha dato il crescere, l'incremento. Per cui l'incremento in ogni cosa viene da Dio. Però noi siamo chiamati ad essere collaboratori di Dio. E come testo, quello che mi è venuto in apertura, dopo aver chiesto a Lorietta che testo usiamo, è il testo di Matteo 20. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata i lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò a lavorare nella sua vigna. Uscita poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e dice loro: andate anche voi nella mia vigna e vi darò quello che è giusto. E poi tornò così verso mezzogiorno e di nuovo verso le ore 3 e fece altrettanto. Uscita ancora verso le 5 del pomeriggio, ne vide alcuni che se ne stavano ancora là in piazza e disse loro: perché ve ne state tutto il giorno ociosi? Andate anche voi nella mia vigna ed io vi darò quello che è giusto. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e da loro la paga, incominciando dagli ultimi e fino al primo. Vennero quelli che erano stati chiamati alle 5 del pomeriggio e ricevettero tutti un denaro, la paga giornaliera. Quando arrivarono i primi, pensavano di riceverne di più, ma anch'essi ricevettero un denaro, la paga del giorno. Nel ritirarlo, uno di loro cominciò a mormorare e disse: padrone, come? Questi ultimi hanno lavorato soltanto un'ora e tu hai dato loro la paga di un denaro. Perché ci tratti come loro, noi che abbiamo sopportato il peso del caldo e della fatica? Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: io non vi faccio del torto. Il patto era di un denaro, e se io voglio dare agli ultimi anche un denaro, come a voi, che torto vi faccio? Forse sono cattivo?
non posso fare delle mie cose quello che io voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Signore, tu ci inviti in questo testo di Matteo, ci inviti tutti a lavorare. Nessuno di noi è ozioso, né può stare ozioso, perché tutti siamo tuoi collaboratori nella tua vigna. Tu chiami l'uomo a lavorare per la propria salvezza e per il tuo regno. Poco importa l'ora in cui tu ci chiami, piccoli e grandi, siamo chiamati questa sera stessa a deciderci per lavorare nella vigna del Signore. Signore, ti chiediamo di darci la buona volontà. Tu ci hai chiamati alcuni al mattino, altri alle 9, altri a mezzogiorno, altri alle 3 del pomeriggio, altri alle 5, altri li stai chiamando ora. Poco importa se siano anziani o siano giovani, tu li stai chiamando ora. E tu vuoi che veniamo tutti nella tua vigna a lavorare, sicuri di ricevere la paga giornaliera. Poco importa il lavoro che facciamo, tu vuoi ingaggiarci nel lavoro e ci darai quello che è giusto. Signore, questa sera vogliamo mostrare la nostra buona volontà. Vogliamo metterci tutti al lavoro nella tua vigna. Tu aspetti che la tua vigna dia il suo prodotto e vuoi che nessuno di noi sia neghittoso, stia con le braccia conserte, perché il lavoro urge e il frutto tu l'aspetti dalla tua vigna. Signore, dà a tutti la buona volontà di lavorare, sicuri che tu, giusto giudice, renderai a ciascuno secondo quanto noi abbiamo fatto. Lode e gloria a te, Signore. Adesso un bel canto e poi invocheremo lo Spirito su nostra sorella. Del Signore,
scendi su tutti noi questa mattina, questa sera, scendi su di noi in ogni ora del giorno, scendi continuamente su di noi, non ci lasciare mai senza la tua luce. Quando suona la parola, che questa parola scenda dentro il nostro cuore. Quando la parola non suona dal di fuori, questa parola si irradi da di dentro, sempre nella tua luce e nella tua forza. O Spirito di Dio, fa che siamo in continuo ascolto di te, dalla mattina alla sera, ma in questo momento in cui ci attendiamo, in cui ci apprestiamo ad ascoltare la parola che istruisce, rendici attenti a questa tua parola, perché essa scende dentro di noi, si è depositata nei nostri cuori. Ma accendi la tua luce nel cuore di nostra sorella e di nostro fratello, perché essi possono darci la tua parola rovente, calda, luminosa, perché questa parola risplende dentro di loro e da loro scenda, fluisca dentro di noi, perché è sulla tua parola che noi nel lavoro che faremo per essere i tuoi collaboratori vogliamo gettare le reti. Gli apostoli gettarono le reti nella notte e non presero nulla, invece quando gettarono le reti sulla tua parola fecero una grande pesca. Così anche noi, Signore, vogliamo collaborare con te, ma soltanto nella tua parola, secondo che ci insegnerà la tua parola, secondo che ci indicherà il luogo e il come dobbiamo lavorare, noi porteremo molto frutto. Per questo, Spirito di Dio, ti preghiamo, scendi su di noi, ma scendi soprattutto su questa nostra sorella, perché la tua parola fluisca abbondante e si depositi bene nei nostri cuori. Spirito di
Detto, innaffierò il mio giardino e riderò la mia aiola. Ed ecco il mio canale è diventato un fiume, il mio fiume è diventato un mare. Riverserò ancora l'insegnamento come una profezia, lo lascerò per le generazioni future. Vedete, non ho lavorato solo per me, ma per quanti cercano la dottrina. Ed è Siracide 24, 29, 32. Signore, la nostra sorella riverserà la dottrina come un fiume per irrigare il suo giardino. Tuo Signore sarai con lei, lei ha lavorato per tanti anni, non soltanto per sé, ma anche per noi, e noi la ringraziamo fin da questa sera.